Questo poi primo consiglio dei ministri per il nuovo governo guidato da Mario Draghi, con quattro veneti nell'esecutivo. Le imprese, segnale forte, molte aspettative. Sembrano tutti d'accordo nel dire che Venezia si aspetta molto dal nuovo governo, col neo ministro Brunetta e l'istanza di autonomia. Dei contagi e dei ricoveri permette di riportare i servizi ospedalieri alla normalità. Sospendiamo i 22 posti letto della sezione Covid-1, ha annunciato il commissario dell'ULS 4 Bramezza su Jesolo. I sindaci della costa veneta hanno scritto una lettera a Draghi e Mattarella per chiedere un aiuto nel rilancio del turismo duramente colpito dalla pandemia. Tossicodipendenza tra i giovani, l'appello dei genitori di un'associazione e la testimonianza di una ragazza che è uscita dal tunnel della droga. Mentre scaricavano il tir, gli operai hanno trovato due clandestini nascosti all'interno. A Maerne i carabinieri hanno scoperto che i due erano maggiorenni nonostante avessero dichiarato la minore età e sono stati denunciati. Le prescrizioni anticontagio non permettono di festeggiare in maniera tradizionale neppure i compleanni, ma anche a distanza ci sono modi di far sentire la propria vicinanza a chi si vuol bene. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dunque dal nuovo governo. C'è stato il giuramento questa mattina e poi il primo consiglio dei ministri per l'esecutivo guidato dall'ex presidente della BCE Mario Draghi, di cui fanno parte quattro ministri veneti. Non è ancora mezzogiorno quando Mario Draghi giura come presidente del Consiglio dei Ministri di fronte al capo dello Stato Sergio Mattarella. Dopo di lui sfila la squadra di 23 ministri che si è scelto con ben quattro veneti. Posti distanziati, niente strette di mano, solo auguri di buon lavoro e ringraziamenti a bassa voce, da dietro la mascherina, scambi di sguardi, piccoli gesti. Giura per primo il riconfermato Federico D'Incà, Movimento 5 Stelle, ministro ai rapporti con il Parlamento. Bellunese di Trichiana, come un altro membro del nuovo esecutivo, Daniele Franco, già ragioniere generale dello Stato. Per lui il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Giura la vicentina Erika Stefani, già ministro degli affari regionali nel primo governo Conte, ora la disabilità. Giura il veneziano Renato Brunetta, Forza Italia, che torna alla pubblica amministrazione. Completa la rappresentanza del Nord-Est, Stefano Patuanelli, triestino, che lascia il MISE per il Ministero dell'Agricoltura. Le aspettative verso il nuovo governo sono alte, nasce un esecutivo di spessore, ci conforta la presenza di ministri tecnici fuori classe, afferma in una nota il presidente di Confcommercio Veneto Patrizio Bertin, e ci conforta l'ampia rappresentanza dei veneti che siamo certi sapranno farsi portatori e promotori delle istanze della nostra regione. Siamo sicuri che il governo Draghi dimostrerà ascolto e sensibilità nei confronti delle imprese, gli fa eco il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza, che a sua volta si sofferma sulla significativa presenza, per nulla scontata, visto gli esecutivi del passato, di rappresentanti di casa nostra. Uniti per mettere in sicurezza il Paese, dice Draghi al primo Consiglio dei Ministri che si è tenuto già nel pomeriggio. Poco prima il passaggio della campanella con Giuseppe Conte, uscito da Palazzo Chigi tra gli applausi, dalle finestre dei dipendenti, con cui ha condiviso un anno e mezzo di lavoro in uno dei periodi più difficili per l'intero Paese. E tra i ministri torna il veneziano di Forza Italia Renato Brunetta. Sentiamo i primi commenti dal mondo politico all'indomani delle nomine. La scelta di Mario Draghi di istituire un apposito ministero con portafoglio al turismo è assolutamente condivisibile e l'appoggiamo al 100%. Noi stessi la stiamo chiedendo da molti anni, perché per troppo tempo in Italia abbiamo considerato il turismo come una cosa non strategica, come un settore non importante. Invece in realtà di fatto è uno dei pilastri economici del paese. Soddisfatto l'assessore comunale al turismo per la scelta di Draghi, che nel suo governo comprende quattro ministri veneti, tra cui il veneziano Renato Brunetta, che torna ad occuparsi della pubblica amministrazione come ha fatto dal 2008 al 2011. Io credo che debba essere una soddisfazione più che di Forza Italia della città, perché Renato è sicuramente un nostro concittadino e che con i problemi che ha la città, sicuramente, anche se non è il suo ruolo perché lui è ministro della pubblica amministrazione, ma sono certo che in Consiglio dei Ministri saprà anche far valere le ragioni di Venezia e che tutti noi sappiamo quali siano le difficoltà della città. Renato si era anche impegnato nella riscrizione della legge speciale per Venezia, quindi noi confidiamo che al di là del suo incarico, che è comunque un incarico delicatissimo e difficilissimo per quanto riguarda riformare la pubblica amministrazione, ma soprattutto noi siamo convinti che possa dare un aiuto alla città e in questo momento Venezia ne ha tanto bisogno. È proprio questo l'appello unanime che arriva dalla Laguna.
Venezia deve ovviamente essere considerata, deve ovviamente essere di fatto la piattaforma da cui far ripartire l'economia turistica per il nord Italia insieme alle altre città d'arte, e questo noi stiamo chiedendo al governo, lo chiederemo anche al nuovo ministro, a cui auguriamo ovviamente buon lavoro, nella speranza che il fatto che ci siano più ministri veneti e più ministri anche nel nord Italia consenta a queste nostre regioni di avere maggior voce in capitolo, maggior considerazione rispetto a quella avuta nel precedente governo, che era invece a trazione assolutamente meridionale. L'altra questione importante per il Veneto è l'autonomia, di cui ora si occuperà Maria Stella Gelmini, ministro agli affari regionali. Siamo certi, come veneti, come tutti i parlamentari veneti, che Maria Stella Gelmini saprà portare avanti finalmente le istanze di autonomia che dopo il lavoro di Erika Stefani si erano a nostro avviso bloccate. Crediamo che, a differenza di quanto detto da qualcuno, da qualche tecnico in questi giorni, maggiore autonomia significhi maggiore responsabilità, ma soprattutto in un momento di grave difficoltà permette ai cittadini di sentirsi più vicini alle istituzioni. Il popolo veneto ha votato in maniera chiara e credo che sarà impegno di tutti i parlamentari, a prescindere dallo schieramento politico, proprio perché è un governo di unità nazionale, portare avanti il tema dell'autonomia che tutti i veneti, a prescindere dal loro orientamento partitico, hanno così in maniera importante sostenuto. E in una fase di difficoltà economica senza precedenti come questa, ci si aspetterebbe che almeno i ministeri pagassero le imprese con puntualità. Invece, secondo uno studio della CGA di Mestre, nel 2020 ben 10 ministeri su 12 lo hanno fatto in ritardo. Nonostante la condanna inflittaci l'anno scorso dalla Corte di Giustizia Europea, il nostro paese continua ad essere uno dei peggiori pagatori presenti nell'Unione, arrecando molti danni e soprattutto le piccole e medie imprese. Nel 2020 10 ministeri con portafoglio su 12 hanno pagato le imprese fornitrici in ritardo rispetto alle disposizioni previste dalla direttiva europea. In testa, secondo uno studio della CGA di Mestre, c'è il Ministero dell'Interno, che ha saldato le fatture ricevute con un ritardo medio di oltre 62 giorni. Secondo il Ministero della Difesa, con oltre 36, lo Sviluppo Economico con quasi 28 e il Ministero delle Infrastrutture con quasi 27 giorni. Gli unici a saldare prima delle scadenze previste per legge sono il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e quello per gli Affari Esteri. Per risolvere questa situazione basterebbe poco. Ad esempio, prevedere la compensazione secca tra i crediti che un'azienda vanta nei confronti della pubblica amministrazione e le imposte e le tasse che deve versare all'erario. Secondo la CGA di Mestre, le principali cause di un ritardo che oramai cronico da almeno 15 anni vanno dalla mancanza di liquidità all'inefficienza ad emettere certificati di pagamento in tempi ragionevolmente brevi, fino alle contestazioni che allungano la liquidazione delle fatture. L'aspetto più paradossale di questa vicenda, secondo la CGA, è che non si conosce con precisione a quanto ammonti il debito commerciale della pubblica amministrazione. Speriamo che tra le tante questioni che dovrà affrontare nei primi 100 giorni, il governo Draghi risolva anche questa emergenza che costa ogni anno alle nostre imprese quasi 50 miliardi di euro di mancati incassi. Il calo dei contagi ora e dei ricoveri permette di riportare pian piano i servizi ospedalieri alla normalità. Il commissario dell'ULS 4, Carlo Bramezza, ha dato novità confortanti sul Covid Hospital di Jesolo. Sospendiamo i 22 posti letto della sezione Covid 1, annunciato, e contemporaneamente viene riattivata la medicina con la disponibilità di 15 posti letto. In precedenza erano state sospese anche le sezioni 4 e 3, così oggi resta operativa solo la sezione di malattie infettive Covid 2 con 27 posti letto. Si tratta ovviamente di un'azione reversibile, ha concluso, nella speranza naturalmente che non ce ne sia la necessità. I sindaci ora della Costa Veneta hanno scritto al neopresidente Draghi e al capo dello Stato Mattarella per chiedere un aiuto nel rilancio del turismo duramente colpito dalla pandemia. Sono profonde le ferite che un anno di coronavirus ha lasciato sulla costa veneta, sia dal punto di vista economico che sociale. Nonostante tanti passi avanti, sul punto in cui quest'estate si troverà la pandemia, permane peraltro un pesante clima di incertezza. Alla prima riunione 2021 della conferenza dei sindaci del Litorale Veneto, che comprende i 10 comuni che dal Tagliamento al Po sono bagnati dall'Adriatico, tutti sono d'accordo che bisogna dare continuità agli investimenti di promozione turistica, in vista di un'estate che, benché meno complicata dell'anno scorso, non sarà certo semplice. E noi vogliamo assolutamente tutelare le nostre imprese, i nostri lavoratori e il nostro territorio in generale, e quindi anche investire nella promozione
insieme con i consorzi di promozione turistica di tutti i nostri territori per arrivare ad un risultato, cioè quello che l'estate 2021 sia una buona stagione per tutti all'insegna della sicurezza. Le nostre spiagge l'hanno dimostrato, i protocolli sono stati applicati, le regole sono state seguite. Collegato in videoconferenza con i sindaci, l'assessore regionale al bilancio Francesco Calzavara ha confermato il sostegno della regione alle iniziative che aiuteranno la ripresa del turismo sulla costa. Ma per lasciarsi alle spalle la crisi di questo periodo c'è anche bisogno di un intervento di carattere nazionale. Abbiamo scritto al Presidente della Repubblica e al Presidente incaricato Draghi per far sì che finalmente il governo prenda posizione rispetto al turismo non solo balneare, perché vogliamo essere solidali anche col turismo di montagna e con gli altri segmenti turistici, per far sì che il recovery fund o altre misure di sostegno siano strutturali e non episodiche, perché altrimenti veramente non riusciremo a rialzarsi da questo lungo periodo di pandemia. La cronaca: si sono trovati davanti due giovani stranieri infreddoliti che avevano viaggiato a lungo nascosti nel cassone del tir. È successo agli operai della Pometon di Maerne, che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. I due ragazzi interrogati avrebbero spiegato di essere minorenni di origine afghana e di non ricordare dove avessero trovato il mezzo. I carabinieri, però, non convinti che fossero minorenni, si sono affidati ai successivi esami radiologici svolti all'ospedale, che hanno confermato i loro sospetti. I ragazzi sono stati quindi denunciati per falsa attestazione di identità e successivamente sono state avviate le procedure amministrative per richiedere la protezione umanitaria. Ora parliamo di tossicodipendenza tra i giovani, con l'appello dei genitori di un'associazione e la testimonianza di una ragazza che ce l'ha fatta uscire da questo tunnel. La prima volta a 13 anni andavo alle medie e ho cominciato a fumarmi le canne. E poi ai 14 anni ho cominciato la prima volta che sono andata a una festa e lì ho cominciato a fare uso di altre droghe e via così fino ai 17 anni. Lei è Gracie, oggi ha 20 anni e può dire di essere uscita dal tunnel della droga. Gli anni bui in cui è piombata nella tossicodipendenza ora sono un ricordo, ma non è stato facile. Ho fatto delle cose che non riuscivo più a stare con me stessa, non riuscivo più a guardarmi allo specchio, non riuscivo più a parlare con i miei genitori. Stavo male, allora sbroccavo sempre a casa, rompevo le cose e pur di non vivere in questa realtà comincia a cercare qualcos'altro, quindi riesce a sopravvivere grazie. E ti aiutava quando facevi uso di sostanze? Sì, mi sentivo più forte. A quel punto i suoi genitori si sono rivolti ad AGLA, dell'associazione Genitori Lotta alla Droga, nata a Castello di Godego ma attiva anche nel veneziano, perché aiutassero la figlia. Capito? Perché può essere eroina, può essere cocaina, può essere quello che vuoi, possono essere semplicemente le canne, e che tu non riesci a vivere senza una dipendenza, capito? Cioè, perché non riesci a svegliarti la mattina, andare avanti perché stai troppo male. Stavo veramente così tanto male che un giorno mi sono svegliata e il fatto di non potermi più guardare allo specchio mi facevo schifo, mi sono detta basta. Però quando ho cominciato ad andare in associazione ho capito che volevo veramente cambiare vita e lì sono entrata a Sampa. Un percorso durato 3 anni e 3 mesi, quello a San Patrignano. Adesso sto bene, sono ritornata a casa e vivo con i miei, ovviamente ci sono problemi in famiglia ma come tutti quanti, però i miei genitori pure hanno cercato di fare un percorso tramite l'associazione. Lo scopo di AGLAD è proprio quello di aiutare le famiglie a 360 gradi, ma a causa della pandemia questo lavoro rischia di essere vanificato. E le chiamate che arrivano al telefono sono chiamate di genitori con figli minorenni. Minorenni 14, 15, 16 anni. E sembra che il problema non ci sia, invece si sta evidenziando una fascia di età molto, molto delicata e difficile da trattare, perché sappiamo bene che nei territori ci sono poche risposte a queste problematiche. Mentre non dovrebbe essere così, il messaggio di chi la droga l'ha vissuta è questo. Di trovare la forza e il coraggio di voler vivere la vita, perché questo non è vivere, cioè questo è un sopravvivere.
Continuiamo a parlare del tema con la cronaca, perché un gruppo di residenti insospettiti dal continuo via vai ha segnalato la cosa alla polizia locale, che ha deciso di approfondire fino a scoprire una 25enne che spacciava in zona Venezia, Favaro. Qualche mese fa aveva aperto proprio un sexy shop a Favaro. Il cane antidroga ha subito fiutato qualcosa nello zaino della ragazza. La perquisizione è proseguita nell'appartamento, dove sono stati trovati 4,5 kg di marijuana, oltre a 10 dosi di cocaina in un vasetto di Nutella. È stata arrestata. Quale sarà o dovrebbe essere il futuro di Venezia una volta passata la pandemia? Il teatro La Fenice lo ha chiesto a diversi veneziani, stimolando un dibattito sulle strade che si aprono per ripensare lo sviluppo della città. E così come è rinata La Fenice più volte, anche Venezia deve rinascere con la cultura e con la bellezza che ci ha insegnato La Fenice. Pochi luoghi, forse nessuno, si prestano per nome e per storia come La Fenice ad ospitare un dibattito sulla rinascita di Venezia dopo il ciclone coronavirus. In questo momento di estrema difficoltà, in cui molte istituzioni culturali sono ferme o dall'attività ridotta e tutti gli esercizi commerciali e turistici sono in grande affanno, La Fenice ha voluto dar spazio alle voci di veneziani, cui è stato chiesto di raccontare la propria idea su quali direzioni dovrebbe prendere la città dopo la pandemia. È evidente che è una città che purtroppo è stata un esempio negativo di overtourism negli ultimi 10 anni, ha bisogno di fare delle scelte diverse. Bisogna riportare i veneziani ad abitare questa città, perché è impossibile che questa città diventi una Pompei, un parco a tema o peggio ancora una Disneyland. L'unica maniera per muovere la gente è aprire, anche in perdita, certamente, non c'entra niente la perdita, non c'entra niente, non dobbiamo pensare a queste cose qua, dobbiamo pensare proprio all'anima delle cose. Essendo una città con pochissimo traffico, cioè solo il traffico acqueo, un'area più pulita, un'area di mare, per una città di grandissima cultura, piena d'arte, una città meravigliosa, possa essere un esempio di città super moderna. Ad accompagnare i partecipanti lo scrittore Alberto Tosofei e il direttore generale della Fenice Andrea Erri, padrone di casa e il sovrintendente Ortombina, per un dibattito che sarà diffuso attraverso tutti i social del teatro a partire da lunedì 15 febbraio. Il tema è di quelli che fanno discutere. Il coronavirus rappresenta una sfida per poter migliorare Venezia e il suo sviluppo? L'arte in ogni secolo, in ogni millennio della storia di ogni luogo del mondo, è sempre stato in ogni civiltà un grande motore economico. 33 anni fa, lunedì 15 febbraio 88, proprio come quest'anno, vigilia di Martedì Grasso, Diego Armando Maradona sbarcò a Venezia nell'unica visita del fuoriclasse argentino in città. Nessuno ci credeva, ma a sorpresa un giorno Diego Armando Maradona arrivò a Venezia. Corsi e ricorsi storici. Era lunedì 15 febbraio 1988, proprio come quest'anno carnevale e sempre vigilia di Martedì Grasso. Di quel giorno memorabile, ecco alcune foto che qui riproponiamo. Il racconto dell'organizzatore del Calcetto dei Campioni, Beniamino Pirro, che riuscì ad ottenere la presenza dell'idolo di Napoli alla manifestazione benefica. Me lo sono ritrovato a Venezia senza alcun tipo di richiesta, senza nulla di niente, tant'è che l'aneddoto famoso è quello che giravamo per Piazza San Marco, la gente pensava di fare le foto alla maschera di Maradona, invece in realtà era proprio lui che stava quella sera all'Arsenale, perché ha giocato come se fosse, come tutti i campioni, come se fosse una finale di Champions, facendo divertire la gente e lasciando anche allibiti i compagni nonché di squadra, nonché avversari, che avevano visto giocare Maradona a San Siro, all'Olimpico, poi lo vedono giocare al calcetto di Venezia con una palla piccola, divertirci e giocare come se fosse una partita qualsiasi. Oggi quell'emozione è ancora indelebile. Lo faceva e che probabilmente ovviamente ha avuto il suo grosso problema legato a, insomma, alla droga, se no sarebbe stato un personaggio tuttora ancora qui. Dopo la morte di Maradona del 25 novembre scorso, che lo ha consegnato alla leggenda, spunta l'idea di fare anche a Venezia qualcosa per ricordarlo. E Venezia potrebbe fare qualcosa per ricordarlo? Anni potrebbe essere un'idea, una giornata legata magari appunto alla ripartenza di tutti, compresa anche lo sport e magari anche la città. Perché no? Anche questa è una cosa che si può sottoporre previo accordo con qualche società.
Le prescrizioni anticontagio non permettono ancora di festeggiare in maniera tradizionale neppure i compleanni, ma anche a distanza ci sono modi per far sentire la propria vicinanza a chi si vuol bene. Tanti auguri, zio Gianni, per i tuoi 80 anni! Assieme, per il momento, non ci si può ancora stare, ma oggi è possibile far sentire la propria vicinanza in maniera così completa da poter persino organizzare una sorta di festa di compleanno virtuale, come nel caso di Giovanni Canavese, detto Moro, un pensionato mestrino appassionato di storie e di riprese video, tanto da realizzare anche un filmato storiografico su Mestre, che compie 80 anni e, non potendo festeggiare il compleanno in maniera tradizionale, ha ricevuto tantissimi video di parenti e amici vicini e lontani, chi dalla propria casa, chi anche dalla stanza in cui è ricoverato. Tanti auguri! Ci vedremo presto, dai, per poi mi spiaggia. Ecco. Nel corso dei secoli, il rimedio contro la diffusione di ogni pandemia è sempre stato l'isolamento, ma è un isolamento che fortunatamente oggi pesa un po' meno. Se grazie alla tecnologia il contagio si evita convocando a distanza persino riunioni di governo o di grandi aziende, non c'è dubbio che i più rapidi a mettere in pratica questa possibilità siano state tante persone che, come in questo caso, contribuiscono a rendere speciale un compleanno, anche se lo si festeggia a distanza. Tanti e tanti auguri da parte di tutti. Vi ricordo tra poco l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. In apertura il collegamento con il governatore del Veneto Luca Zaia, che commenterà questa prima giornata del nuovo governo Draghi. È tutto, io vi saluto, vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Grazie all'alta pressione avremo un tempo asciutto e stabile, ma sarà una domenica piuttosto fredda a causa di correnti gelide che continueranno ad affluire sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica ci mostra un tempo decisamente buono, a prevalere sarà il sole e non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Il cielo si presenterà totalmente sereno e sgombro da nubi ovunque. Venti di bora in attenuazione, ma temperature che saranno ancora piuttosto rigide, minime ampiamente sotto lo zero, di giorno invece si attesteranno tra i 4 e i 6 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso. Anche qui tanto sole, vedete, su tutti i settori, senza precipitazioni. Cielo terso e limpido. Temperature minime tra meno 1 e meno 7 gradi, massime invece sui 5-6 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Piogge assenti, non cambia il tempo. Anche qui infatti sarà asciutto, stabile e anche ampiamente soleggiato. Temperature minime intorno ai meno 8 gradi, massime sui 3 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.